Un saluto a tutti ragazzi, da Messi91 siamo su One Piece Pirate Oro 4 e dobbiamo continuare con i diari del tesoro della Rotta Maggiore. Collaboratori della distruzione, Doflamingo si avvicina a Kaido per porre in atto la seconda fase del piano. Combatti contro i pirati delle 100 bestie e metti alla prova il tuo coraggio. E per questo capitolo mi avete detto di usare Shanks, Doflamingo o Kaido, ma Shanks ha due voti, dove si trova? Sì, se volete saperlo, stavo livellando Kizaru per la moneta della marina. Eccolo qua, Shenko. Per la dannata moneta della marina. Allora, mappa della... Oh no. Non abbiamo la terza. E beh, era bloccato, non l'abbiamo mai livellato, giustamente, quindi... Oh no. Niente, ragazzi, siamo fermi così. 8, 10, 12, 8. Che tristezza infinita. Cioè, ci sarà da piangere a completare questo capitolo. Mosse speciali, vediamo un po'. Ma credo che lascerò questi, sono quelli che c'erano, non l'ho mai provato, tanto vale che provo questi. Proiettile dell'eroe, attacco del nuovo mondo, ti farò vedere come si combatte. Lama a spirale, ne ha altri ragazzi, ce ne sono altri da selezionare, ma non avendolo mai provato, proviamo questi. Impostazione e abilità, boosterò l'attacco come se non ci fosse un domani. Ok, forza dell'eroe, miglioramento, esplosione massima potenza che aumentano il danno e il danno durante l'esplosione appunto. Concentrazione che ci permette di attaccare, di usare di più gli attacchi speciali perché riempie più velocemente gli indicatori. Sterminatore di giganti perché hanno nominato Kaido, quindi non si sa mai. E miglioramento attacco a terra perché non ho idea se ha attacchi volanti e quindi di conseguenza a terra ce li assicuro. Al 100%. Guardalo lì come beve col suo tazzino piccolo piccolo lui. Ecco, poi l'ha buttato in faccia al tizio dietro. Va bene. Ciao Doflamingo. Allora, ok. Ovarita, io intanto affetto sto tizio. Va bene. Ok, gli attacchi non sono male, dai. Ok. Potenziamento? Va bene, vediamo come funziona. Non ne ho assolutamente idea. Wow, ok. Ah, questo è l'attacco che ho fatto prima. Ah, però poi lo perde il potenziamento, va bene. Bisogna capire come funziona questo potenziamento, come si attiva. Ok. Quanto sta fermino però. Wow, però sta tanto fermo. C'è uno qua. Un muretto c'è qua. Un muretto molto minaccioso a quanto pare. Ah, è Jack il muretto minaccioso, va bene. Ciao Jack. Aspetta, va là. No, non vorrei stare davanti. Ma porca miseria. No, guardate in sto posto, dobbiamo combattere Jack, non si vede un tubazzo. Vorrei potenziare l'arma, grazie. Ah, cosa sta facendo? No. Ora che ho interrotto la combo ho perso il potenziamento? Sì, oh mio Dio, va bene. Vabbè, scusami, mi hai rotto le balle, Jack. Io te lo dico col cuore. Non gli farò mai niente di... Livello 12, ragazzi. Ho appena shottato Jack con un attacco speciale. Livello 12, va bene, lo accetto, dai. È Shanks, voglio dire, ok, però... Perché miseria, dopo aver giocato Kinemon lo scorso episodio nel quale ci ho messo 8 ore ad uccidere le cose, questo qui che scioglie Jack così a livello 12. Mi fa un po' strano da vedere, ecco. Guarda che c'è pure Kaido. Ehi, 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 fermo lì, Kaido. Questo è un attacco che c'era anche nello scorso gioco. Yeah. Stare attenti a preservare la nostra stamina perché secondo me Kaido fa malissimo. Marco, abbiamo un problema. Barges, no, prima Kaido, via Kaido. Non ho provato. Fermi tutti. A vedere se ho gli attacchi in salto. Sì che ce li ho. Però non posso fare gli attacchi speciali in salto. Sta stupidaggine, che palle. Devo mollare il lock su Kaido perché mi dà fastidio avere la telecamera così in alto. No. Palle, oh Kaido. Cosa sta succedendo qua? Ho preso un fracco di danno. Vieni qua Kaido, sa. Ho shottato Jack così, vediamo se shotto pure te. Ho shottato 28 cose in realtà. Perfetto. Ho shottato tutto. Va bene? Tutto ho shottato. Non è sopravvissuto niente. Livello 12. Sto prendendo un fracco di danno, ma potenzialmente perché non ho di vita. Cioè la vita è tipo a 8. Ma quella sempre a 8, non è che posso lamentarmene. Non la sto potenziando io, quella è colpa mia. Allora, ripotenziamo un attimo la spada, vediamo, cerchiamo di comprendere. Ok, credo che ogni volta che si potenzia solo... Sì, si potenzia solo con la combo da 4 quadrati.
Ok. Allora, la potenziamo con i quattro quadrati e poi ad ogni combo praticamente la scarica e va ripotenziata. Ok. Scomodo, ma accettabile. Se effettivamente se stesse sempre attiva sarebbe forse un po' troppo rotta. Non che non lo sia già rotto sto PG, ma non rompiamo di più, hai ragione anche tu, caro del mio programmatore, che hai deciso di limitare questa cosa. Però se io faccio questo, che già è rotto di base, così. Così. No, beh, credevo di aver fatto molto più danno. Buggy l'ha sentita molto di più quella roba lì del signorino Drake. Ecco qua. Madò. Volevo andare a prendere Buggy. Dove è finito Buggy? Scusa. Ma vieni qui, stai buono. Tu cosa vuoi mai fare contro di me? Il signorino Shanko. Il signorino rottino a livello 12. Figuratevi al 18. Per dire. Quest'attacco mi piace un sacco, se non si sta notando lo sto spammando ovunque. Perché copre un'area incredibile, cioè è ridicolo l'area che copre quell'attacco lì. Ecco qua, vorrei conquistare quest'ultimo buco di mondo. Se lo faccio due volte... Ah, non si ripotenzia, peccato, ok. Posso sapere cosa devo fare io? Dai una lezione a Kavedi, Sholet, no. Dai una lezione a Drake, l'ho fatto. Dai una lezione alla peggiore delle generazioni, ok. Quindi devo aiutare Cavendish a fare sta cosa, ok. Vado indietro. Volevo conquistare qua, ma non c'è assolutamente nessuno. Cioè, come dovrei conquistare sto posto? Non c'è un'anima qua dentro. Corri, Cavendish. Corri. Non cincischiare. Chiama il cavallo pazzo che corre di più di te. Devo andare piuttosto qua. Ma no, di nuovo qui in mezzo. È un posto orribile questo, non si vede un tubo. Sono tutte cunicoli, viuzzole, palle. Dov'è? L'ho perso, figurati. Ma dove sono finita qua? È giusto? Non ne ho idea, mai. No. Niente, io non lo so dove sono finita, ragazzi. Mi sono persa. Io odio questo pezzo. Cavendish, mi porti per favore? Grazie. Ma bisogna fare tutto il giro? Ah, non c'era la scala, grazie Cavendish, non l'avevo vista mai. BG! Guarda dove si è nascosto BG! Aia. Dolore BG. Ah, giusto, non ho provato... Ok. Ah no, sono un po' diversi, ok. Non avevo provato uno degli attacchi, me ne sono accorta adesso. Va bene. Non vedo, non vedo. Sto spaccando la faccia a tutti, ma non vedo assolutamente niente. Ciao BG, è stato bello. È ancora vivo? Ti sparo BG, così impari. Tu che sei l'armaiolo per eccellenza, muori colpito da una pistola, vedi? Poetico questo. Ora, mentre che avevi Shrotea circondato dai petali di rosa, io dovrei trovare la strada per uscire, eccola. Ehi, Bearami! Aspetta che c'è un sacco di gente qua, uccidiamolo un po'. Ah, l'ho interrotto, se fai lo scatto non te la metti a posto, non si potenzia. Tristezza, ok, è una meccanica che non mi sta piacendo molto il potenziamento della spada, vi dirò. Troppo... c'è troppo da studiarlo, diciamo così. Niente, volevo uccidere Bellamy, ma l'ho perso. Spring! Eccolo là. Che springa, guarda, guarda come springa. Aspetta che atterro, va là. Sentilo, eh. Aia, che dolore, tutto nelle reni lo springa, altro che. Madò, quanto mi sta stannando però, che fastidio. Bellamy, sei stato più fastidioso di tutti i giganti che ho buttato giù poco fa. Ma stai buono tu e lo spring. Palle, ho sto qui. Kaido è stato meno rognoso, vi dirò. E mi ha fatto soprattutto meno danno. Incredibile. Sparo a Kid. Madò, mi sto sparando dei cannoni nucleari al povero Kid. Non vedo, non vedo. Mamma mia. Fatta.
C'è un tizio là in fondo, vado. Qua. Ho pochissima vita, ho preso un sacco di botte, ma le ho prese da Bellamy. Cioè, imbarazzante, ma le ho prese da Bellamy. Ho buttato giù Jack, ho buttato giù Kaido. Bellamy mi ha fatto malissimo. Incredibile sta cosa. Che bocca, Kaido. Aspetta che adesso urla, quello lo so. Lo sapevo. Mi fai finire la combo? No, grazie. Gentilissimo. Mi dà fastidio avere questa inquadratura dall'alto. Devo andare via. Sparo, gli sparo tutto nel sedere. Credo di aver preso un colpo sulla faccia incredibile. No, fermo lì. Faccio io. Attenzione, l'attacco speciale. O l'urlo, adesso non lo so, l'urlo. Lanci fendenti incredibili. Perché io può. E poi gli sparo tutto in faccia. Perché io può. Fatto. E niente ragazzi, è stato più impegnativo Bellamy. Cioè di tutto il capitolo abbiamo buttato giù dei palazzi, ma Bellamy è stata una rottura di balle. È stato lui il problema, perché mi stannava fortissimo. Però che dire, Shanks promosso al 100%, livello 2, la tristezza, il rottissimo, ma è livello 2, va bene. Lo livelleremo, dai, che dobbiamo fare? Piano piano livelliamo anche lui. Prossimo, il vero capitano. Sono il temibile capitano Usoppa. Respingi l'attacco dei pirati pezzi grossi e rendi Usoppa il vero capitano. Pirati pezzi grossi? Scusa, ma c'era scritto pezzi grossi? C'era scritto pezzi grossi? Ho letto giusto. Il capitano dei pirati pezzi grossi, vabbè. E qui mi avete detto Cracker, Usopp, Killer, Shanks o Barbetta. Io prenderei Cracker, perché l'ho già livellato, mica per altro. Tra l'altro ho provato poco il signorino qui. È divertente, vi dirò, cioè è BG, ma bello. Ok, allora, mappa della crescita. Non dovrei avere nulla da sbloccare perché potenzialmente l'ho appena potenziato. Scusate il gioco di parole, ma è così, quindi non dovrei avere nulla da mettere. 8, 18, 18, 7 è il nostro livello. Impostazioni mosse speciali, lascerò queste. Ne ha tante altre lui da scegliere, ma lascerò queste perché non le avete viste voi, quindi io l'ho già provato un pochino, l'ho viste, ma le lascio. Quindi Hard Pretzel, Pretzer e la Mood, Mille Mani, Biscuit Smorgasbord. Sicuramente pronunciato corretto. Abilità, forza dell'eroe, miglioramento esplosione massima potenza, resilienza che aumenta la durata della massima potenza, concentrazione, ormone della crescita che, oh scusate, dell'eccitazione che ci aumenta la regenerazione della resistenza, e cadenza mortale che ti rende temporaneamente invincibile appena dopo aver usato una mossa speciale. Questo perché il signorino Crackers sta molto fermo, quindi bisogna proteggerlo. Ta-da! E vi dicevo che, guardalo che bello lui, vi dicevo che lui è simile a BG, ma meglio, perché appunto usa praticamente sti bestioni fatti di crackers per combattere, vedete? Un po' come BG, solo che BG usa dei poveri minions del cacchio inutili, lui usa dei palazzi per combattere. E quindi è meglio, no? Giustamente. Prego. Addio. Qui ho visto Doflamingo, dov'è? Dofi, vieni giù. Ti tiro giù io se non vieni giù, eh. Ti lancio dei treni in faccia, vieni giù, sì. Ecco fatto, vedi. E mi ha interrotto sto maledetto puzzetto. Ah, di nuovo? Ma ti odio. Non farmi diventare bestione, sai? Voglio vedere se sta roba mi protegge. Fermi tutti. Sì, mi protegge. Ok, ok. Quindi quella è la risposta a tutto potenzialmente. Cioè quando vedi qualcosa di grosso tu diventi ancora più grosso ed è fatta. Ha detto bischetto, l'ho sentito. E quindi d'ora in avanti lui diventerà bischetto, perché mi piace come termine. E lo inizierò ad usare nel mio vocabolario. Io la mattina mangerò bischetti. Fatta, mi piace. Prego. Mi volete mandare il tizio capo del Crocodile? Crocodile, facciamo un test per favore, grazie. Crocodile, puoi decidere per favore, grazie. Va bene, il bestione grosso con la combo da due quadrati è la risposta a tutto, ripeto.
Non è morto Crocodile, va bene, però. Adesso vediamo come funziona contro Roja. Potenzialmente. Ah, che bello, volevi fare un grando secco, eh? Ma i miei frollini sono fichissimi, vedi? Ho trovato la criptonite di Crocodile, d'ora in avanti non avrò più problemi, basterà chiamare Bischetto, vedi, fatta. Guardalo lì, come lo sta purgando malissimo. Non è bello avere contro uno che non gliene frega assolutamente un tubo se tu sei un Roja o meno, ti spacca la faccia e basta, eh? Guarda che bello, ah, la soddisfazione. Maledetto Crocodile. Guardalo, guardalo come si aggrappa alla vita. Un HP lo sta difendendo con i denti. E niente. Che devo fa? Tu citti e io citto di più. Tu citti col tuo Roja rottissimo e io citto di più. Ho sbagliato ad attivarlo qui. Ho visto tanta gente, ma erano alleati. Maledizione. Ok, ok, vabbè. Andiamo nell'altro territorio che magari c'è da conquistare qua. C'è roba da fare. Prego, prego, Azop. Ah, giusto, Azop, dove cavolo sei? Scusami, eh. Che siamo qui per far diventare te il più grande capo dell'esistenza e tu ancora non sei nemmeno apparso in mappa. Dove sei? Fammi capire. Chi c'è qua che vuole morire male? Katakuri, fratellino. Fratellino, vuoi vedere come funzionano i miei biscottini? Guarda che belli che sono. Ti piacciono? Ne puoi mangiare qualcuno, magari? Che dici? Che dici? Fammi salire, Katakurio. Che ti spammo pure questo in faccia, intanto che ci sono, vedi? Dai un morsetto ai miei biscottini, che sono buoni. Povero cacato. Bestioni grossissimi, guardate. Siamo fichissimi, Robin. Fichissimissimi noi. Abbiamo conquistato tutto, tra l'altro, con 1000 kill, la tristezza. Carica! Bellissima sta cosa. Scusate, voi altri. Marco, anche tu, non attivare la tua maledetta cosa, per favore. Ah no, è Mr. One, vi giuro, ho letto Marco. Dov'è che ho letto Marco in Mr. One? C'è solo la M uguale la R. Però dopo qualche lettera, che cacchio. Va bene, dai, ci vedo bene. Eccolo Marco, quindi c'era da qualche parte, l'ho visto da qualche parte, non sono completamente pazza, vedi? Solo un pochino, solo un pochino. Ho sbagliato strada, aspetta, devo andare per di qua io, dannazione. Arrivo! Aspettatemi! Che mi devo portare tutti i crackers con me, aspettatemi! Eccomi! Mamma mia, Hancock, mi dispiace, cara della mia Hancock. Tu morirai malissimo. Tutti voi morirete malissimo in realtà. Ma malissimissimo proprio. Sta succedendo qua. Povera Enko. Sorry Hank. L'ho dovuto fare, mi hanno obbligato, giuro. Che bello lanciare bestioni. Ho sempre adorato i PG che lanciano i propri bestioni alla morte al posto loro. Guarda che belli. Ma no, ma sono morti tutti mentre io arrivavo, scusami. Ero qua per fare i grandi danni, le grandi kill, e invece niente. C'è uno qua però, scusa, chi è? Defi? Defi? Aspetta, Defi! Niente. Molto grossissima! Picchia, picchia, bestione! Stiamo distruggendo tutti i palazzi, guardate che disgraziati che siamo! Però prometto che quando ho finito di battere tutti li ricostruisco in biscotto. Questa è una promessa, lo faccio, eh. Li mettiamo tutti a posto, tutti fatti bene in biscottino, belli tutti carini. Sta cosa è rotta comunque, cioè due asciate e hanno perso tutte le difese, sti PG, eh. Stai buono, stai buono! Che cacchio.
È un po' mi obblighi però a citare. Se stai buono. Ehi, ma era Brulé quella lì? Ma c'era scritto Luffy, non Brulex. Non l'ho letto Brulex. Ho ucciso Brulex. Eh sì, l'ho fatto. Quindi era un Luffy impostore. Non me ne sono accorta. Aspetta, no. Qua mandiamo i nostri compadres a fare piazza pulita. Aspetta. Prego, ragazzi. Eh no, mi ha interrotto, maledetto lui. Brutto Franky. Non farmi diventare più grossa di te, beh. Ciao, mio. Ultimamente mi perseguiti pure tu, mio. Aspetta. Non sto capendo assolutamente nada. Eccoli, li ho trovati. I miei nemici, li ho trovati, non li trovavo. Eh? Puoi scendere, per favore? Grazie. Gentilissimo, Myok. Ecco qua. Vado. Stai buono, Franky. Sto andando un po' di ignoranza, vi dirò, perché ormai è finito il capitolo. Però le sto prendendo malissimo, me ne accorgo. Non crediate che non me ne stia accorgendo. Lo vedo che le sto prendendo malissimo. Anche perché è difficile capire cosa sta succedendo in mezzo a tutto sto casino, appunto. Siamo bischetti e siamo fichissimi, vedi? Fatta. Crackers è confusionario, cioè quello che vedete voi è polvere di crackers ovunque. Però è divertente, per quanto mi riguarda è divertente. Si capisce poco quello che accade intorno a te, però è bello. E soprattutto non è una coppia di altre cose, fortunatamente. Bravo, Mistazio, però non mi serviva la cosa di Reino. 8000 di quelle monete, che palle. Servirebbe la nave della marina, visto che tu ne hai rubata una, potevi darmi la moneta della marina, maledetto tu. E anche questa è fatta, nel prossimo episodio vedremo donne forti con Namizu e Robin e il potere di raccogliere l'essenza con, oddio, con Deiroja. Quindi, sotto starete vedendo i personaggi selezionabili nel prossimo episodio, fatemi sapere quale devo usare e dove, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!